Ciao a tutti, konnichiwa! Benvenuti sul mio canale e oggi continuiamo con la lista dei drama giapponesi che secondo me dovreste vedere. Se non avete ancora visto la parte 1 ve la lascio qui o qui, non mi ricordo più, facciamo così. Vi ricordo che questa classifica non è in base alle mie preferenze, quindi da quello che mi è piaciuto di più a quello che mi è piaciuto di meno o viceversa, ma è solamente una lista di drama che secondo me dovreste vedere. Li ho messi in elenco dal più vecchio al più recente. Cominciamo subito con la sigla, via! Sempre qua con i miei appunti, quindi se vedete che guardo in basso è per quello. Incominciamo con la posizione numero 6, perché questa non è la 1, è la 6, perché è la seconda parte di un video. Quindi sesto, Rich Man Poor Woman, ed è un drama del 2012. Io veramente questo l'ho amato, mi è piaciuto tantissimo e abbiamo come protagonista appunto Shunoguri. Se vi ricordate, nel video precedente vi avevo detto che Hanazakari no Kimitachi e Shunoguri non era nel suo massimo, il suo apice di bellezza. Invece secondo me il suo apice di bellezza è proprio qua, è proprio al top della sua bellezza. È veramente un figo, raga, cioè guardatelo anche solo per lui. La protagonista invece è Satomi Ishihara, che io detesto veramente, cioè poverina, lei non ha fatto niente, però cioè, sapete quando ci sono quelle persone, quelle attrici piuttosto che al primo impatto proprio a pelle vi stanno qua, ecco, lei è una di quelle, non ha fatto niente per carità, però a me sta un po' sul chiurette. Poi abbiamo anche Saki Aibu, che se vi ricordate nella prima parte del video vi ho detto di tenerla a mente, era la protagonista di Zettai Kareshi. Lei appunto è un'attrice che vedremo spesso, quindi la sentirete spesso nominare. La trama, allora, Toru Hyuga è ricco ed intelligente e ha 29 anni. Dal niente ha messo su un sito web con un amico, grazie al quale sono riusciti a mettere su un'azienda di produzione di software e di applicazioni. E questa azienda è diventata tanto famosa che è una delle aziende più rinomate del Giappone in cui tutti vogliono andare a lavorare. Toru però ha un problema, ovvero che non riesce a ricordarsi il volto delle persone, cioè praticamente un po' come me, che anche se la stessa persona l'ha già vista più volte non riesce a ricordarsi. È esattamente come me, raga, state pur certi che se mi presentate qualcuno io dopo una settimana cioè l'ho completamente cancellata dalla mia mente. E lui, il protagonista, è alla ricerca di sua madre che l'ha abbandonato quando era piccolo, che si chiama Chihiro Sawaki, questo nome tenetelo bene a mente. Infatti lui trova una ragazza che ha proprio lo stesso nome di sua mamma. Dove la trova? La trova a quando fa un discorso di fronte a tutti dei candidati, insomma, che vogliono entrare a far parte della sua azienda. Infatti, come ho detto prima, la sua azienda è molto rinomata, quindi tutti i ragazzi vogliono entrare in questa azienda e lui fa un discorso. E a un certo punto il protagonista umilia, durante il suo discorso, umilia una ragazza tra il pubblico. Questa ragazza invece di subire passivamente gli risponde a tono e quindi lui le chiede il nome e lei appunto dice Chihiro Sawaki, quindi lo stesso nome di sua mamma. Lui, colpito da questa cosa, se la ricorda, insomma, questa ragazza, e poi lei entrerà a far parte dell'azienda. In realtà lei non si chiama Chihiro Sawaki come la mamma del protagonista, si chiama in un altro modo. Lei l'ha fatto apposta per attirare la sua attenzione, perché giorni prima di questo speech, di questo discorso, lei aveva fatto delle ricerche sull'azienda e aveva visto appunto che lui stava disperatamente cercando sua mamma con il nome Chihiro Sawaki, e quindi lei decide, per attirare la sua attenzione, di chiamarsi in quel modo. E quindi partiamo già con una bugia. Al settimo posto abbiamo un drama del 2016 che è Sekai Ichi Muzukashi Koi, ovvero l'amore più difficile del mondo. Questo drama mi è veramente piaciuto tantissimo. Uno, perché c'è Ono Satoshi, che è
un membro degli Arashi, dell'idol band che a me piace tantissimo. E poi perché mi piace anche tantissimo Haru, che è la protagonista donna di questo drama, che mi piace molto come attrice, ma anche proprio il dramma, come è strutturato, la storia e tutto, mi è veramente piaciuta tanto. Allora, questo dramma parla di Reiji Samejima, che ha 34 anni, quindi cioè l'orologio della società giapponese ticchettia ticchettia, perché ti devi sposare, devi fare una famiglia. È il presidente di un'azienda che opera nel settore alberghiero. Lui però, nonostante sia ricco, bello, perché mi spiace, sei tanto bravo a cantare, ma bello non sei, secondo me, è molto arrogante e è molto infantile, quindi non riesce a trovare una donna. Le donne con cui sta lo lasciano praticamente subito. Un giorno lui incontra una ragazza che è stata appena assunta in uno dei suoi alberghi, che si chiama Misaki Shibayama, che da subito si vede che è molto schietta e diretta. Lui pian piano si innamora di lei e quindi deve cercare di approcciarsi in un modo diverso da come ha fatto finora per evitare di farla scappare via come tutte le altre. Posizione numero 8, Boku no Yabai Tsuma, ed è un drama del 2016 anche questo. Abbiamo come protagonista un certo Hideaki Itto e la ragazza, la protagonista donna invece è Yoshino Kimura. In questo dramma vediamo un sacco di personaggi famosi, un sacco di attori famosi che già abbiamo visto in precedenza, come per esempio Saki Aibu, sempre la stessa di Zettai Karesci, e anche che ha fatto Rich Man Poor Woman. Poi abbiamo Ryuta Sato e Kuranosuke Sasaki, non ridete, che sono due attori che hanno interpretato un ruolo nel dramma che vi ho descritto nella prima parte di questo video, ovvero nel dramma Bambino. Il titolo è stato tradotto in inglese come My Dangerous Wife, quindi la mia moglie pericolosa, la mia pericolosa moglie. Il dramma parla di Kohei Mochizuki, che è sposato con Maria, però ha un amante che si chiama Anna. I due amanti progettano di uccidere la moglie Maria, per stare insomma insieme. Un giorno, quando lui, il marito, torna a casa, vede che sua moglie Maria non c'è e trova delle tracce di sangue sparse per la casa. In quel momento lui realizza che in realtà ci tiene davvero alla moglie e che vuole che torni a casa sana e salva. Ma ben presto lui scoprirà la vera natura della scomparsa della moglie e scoprirà anche chi è veramente sua moglie. Quindi qua mi ricorda un po' quei programmi, adesso non so se ci sono ancora, che guardavo tipo Chi diavolo ho sposato, però ovviamente messa in chiave molto divertente. Alla penultima posizione, la posizione numero 9, troviamo Good Morning Call, che è un dramma del 2017. Vediamo come protagonista femminile Haruka Fukuhara e maschile Shunya Shiraishi. Questo dramma devo dire che non mi è piaciuto molto. Perché ho voluto aggiungerlo in questa lista? Perché è molto popolare, tanti stranieri l'hanno visto e quindi mi sono sentita in dovere di parlarne. È veramente un dramma giapponese che ha tutti i cliché dei drammi giapponesi. Però, siccome è molto lungo, secondo me dopo un po' purtroppo cade sul trash. All'inizio non dico interessante, però è guardabile. Poi dopo un po' veramente diventa molto trash e quindi io dopo un po' l'ho abbandonato. Allora, parla questo dramma di una certa Nao Yoshikawa che è alle superiori e si trasferisce in una casa più vicina alla scuola. Ben presto scoprirà che anche il fighetto della scuola, ovvero Hisashi Uehara, vive anche lui nello stesso appartamento di lei. All'inizio i due sono scioccati, poi decidono di vivere insieme per affrontare la retta dell'appartamento. E intanto entrambi cercheranno un altro appartamento dove andare a vivere da soli per conto loro, che ovviamente, cioè, ti pare che lo cercano? No, ma non è uno spoiler questo, cioè è talmente palese che non è assolutamente uno spoiler, anche perché, cioè, si capisce subito la cosa. Si impongono una serie di regole per vivere insieme,
tra cui anche la regola di non svelare a nessuno, né compagni né amici né genitori che vivono insieme, perché comunque sono ancora ragazzini delle superiori. E quindi comincia una serie di bugie che si intrecciano e si intersecano le une con le altre e formano la trama di questo drama. Alla decima posizione, quindi l'ultima posizione, abbiamo Ito-kun A to E. Allora, Ito è il cognome di una persona, Kun è il suffisso che mettiamo, diciamo, al posto di San, delle persone maschili con cui abbiamo tanta confidenza, come per esempio il nostro ragazzo. Diventa non più Ito-san, ma diventerà Ito-kun, mentre invece per le ragazze utilizzeremo il suffisso Chan. Questo drama si chiama Ito-kun A da A a E. E in inglese è stato tradotto come The Many Faces of Ito, quindi le mille facce, le tante facce di Ito. L'attrice principale è Fumino Kimura. E poi vediamo anche la comparsa di Kei Tanaka, che è un attore famosissimo, specialmente nell'ultimo periodo, e specialmente dopo essere stato il protagonista di un drama che si chiama Oh Sans Love, di cui parlerò sicuramente perché è un drama che mi è piaciuto tantissimo, mi sono spaccata in due dalle risate. La trama parla di una sceneggiatrice di commedie romantiche che sfrutta le storie d'amore di quattro donne per scrivere la sua storia. In cambio finge di dare loro dei consigli d'amore, insomma. Tutte e quattro parlano appunto di un certo Ito-kun ed è per questo che il titolo di questo dramma è appunto Da A a E. Perché abbiamo A, B, C, D, che sono le quattro ragazze che la sceneggiatrice intervista, diciamo, e la lettera E è lei stessa, è la stessa sceneggiatrice. Quindi è un dramma molto interessante, secondo me, perché alla fine vuoi capire chi è questo Ito-kun e la protagonista è molto molto ironica, cioè prende tanto in giro le quattro ragazze che interviste, quindi è molto divertente sotto questo punto di vista. E siamo arrivati alla fine di questo video, io spero vi sia piaciuto. Ne ho visti tanti altri di dramma, in realtà ce ne sono ancora una ventina, che sono quelli più recenti, quindi parliamo dal 2017 a oggi. Detto questo, io vi lascio, grazie per aver visto fin qua. Se avete qualche dramma da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Il mio nome è manu_28j e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, ciao, matane!